ragazze, buon pomeriggio, bentornate in un nuovo video. Come state? Allora, per me oggi è il 30, quindi siamo quasi alla fine di gennaio, che trovo che ogni anno sia sempre più lungo come mese. E oggi è un video dedicato al menù che è un pochino che non faccio, infatti l'ho già preparato prima e ho piacere proprio a girare questa tipologia di video, appunto perché poi è un pochino che non la registro e le più affezionate a questo genere di video me l'hanno proprio richiesto nei commenti di YouTube e poi chiacchierando come sempre, ve lo dico sempre perché con diverse di voi chiacchiero tanto su Instagram. Quindi sono contenta di girarlo, l'ho preparato proprio pensando a cosa hanno gradito di più i gemelli in questa settimana di pranzi e quindi l'ho strutturato sulle loro preferenze, proprio perché a pranzo faccio sempre o pasta o riso perché a loro piace tantissimo. In particolare c'è Liam che adora la pasta al sugo, proprio lui la mattina mi dice mamma sugo, invece Nathan ama molto la salsiccia e quando mi vede che cucino mi dice mamma ciccia ciccia perché ancora non sa dire bene salsiccia. Mentre le cene che ho a casa anche Alex, c'è anche mio marito, quando poi torna dai suoi orari, insomma, preferisco ovviamente strutturare su preferenza in generale. Ecco, io mi oriento così. Penso che prima di fare questa chiacchierata vi lascerò qualche clip con qualche menù fatto durante queste settimane perché vi dico la verità, non sono riuscita a registrare giorno per giorno come prima, ma prometto che vi farò un video dettagliato su quello che cucino settimanalmente, proprio perché questa tipologia di video proprio piace a un tot di persone. Ecco, devo dire che so che vi manca, quindi sicuramente mi impegnerò molto. Detto questo, continuo a rispondere sempre alle domande del menu perché comunque sono contenta, ci sono sempre persone nuove e quindi ovviamente ringrazio, abbiamo superato i 7500, quindi ci stiamo avvicinando piano pianino agli 8000 iscritti, quindi vi ringrazio tutti per la fiducia. Quindi fare il menù mi agevola con la preparazione dei pasti, cene e pranzi in anticipo. Riesco a sapere cosa cucinare, non perdo tempo a pensare a cosa cucinare tutti i giorni perché comunque ho la mia scaletta. Inverto sicuramente delle volte, magari il martedì col venerdì, perché non è che lo seguo alla lettera, però indicativamente mi permette di risparmiare molto al supermercato, risparmiare tempo, prepararmi la mattina già le pietanze per la cena, con i vari impegni poi da conciliare durante la giornata, che sono quelli di seguire i bambini, di accompagnare Alex agli sport, perché attualmente fa 2 volte alla settimana, ma dalla settimana prossima dovrebbe iniziare a fare 3 giorni perché in teoria, oltre agli impegni di breakdance e hip hop, inizierà anche danza classica, quindi a maggior ragione sarò ancora più impegnata e poi a conciliare i miei turni lavorativi. Quindi sapete che lavoro una media di 3 sere alla settimana come cameriera di sala, quindi in un orario prettamente serale e notturno, che può iniziare alle 19:30 e finire massimo all'1:30. Ecco, quindi per me il menù ormai lo faccio da 7-8 anni, per me è un aiuto validissimo. E a maggior ragione ora che siamo in 6 e quindi le mie spese, lo sapete, sono sempre comunque belle corpose e se non seguissi un menù spenderei ancora di più, ma spenderei senza meta, tra virgolette, nel senso comprerei senza poi capire come gestire la spesa fatta. Poi so che c'è magari chi va al supermercato, acquista, fa una spesa mirata e dettagliata, come magari la mia, e poi una volta arrivato a casa si gestisce il menù. Quindi lo fa dopo, prima fa la spesa e poi fa il menù. Secondo me, come per ogni cosa, l'importante è trovare il proprio metodo, ciò che ci fa stare più sereni, ci agevola il più possibile la vita, perché magari io col metodo di un altro non mi trovo, idem un altro col mio metodo non si trova. O magari sì.
Quindi tutto sta alle nostre abitudini, alle nostre preferenze. Detto questo, vi leggo il menù. Allora, partiamo che farò la spesa giovedì. Dove farò la spesa giovedì? Penso all'Eurospin. Quali supermercati preferisco? Quindi vi faccio le domande da sole e rispondo perché sono quelle che più trovo. Al momento amando e apprezzando tantissimo Eurospin, che è un supermercato che ho rivalutato da un po' di mesi. Questo perché è stato, diciamo, aggiornato e migliorato l'Eurospin che ho a pochi chilometri da casa. Perché prima vi dico non era così, era molto dispersivo, i cibi non erano sistemati bene, insomma, è veramente migliorato tanto. Hanno aperto il banco macellerie. L'unica cosa che manca è il pesce fresco. Scusate, pensavo di dover starnutire. No, tutto ok, e quindi mi trovo veramente molto bene. La carne la adoro, c'è tanta scelta, ci sono tante offerte ed è molto vicino a casa. Ecco, prima andavo tanto all'Ipercop perché lo trovavo molto assortito, tuttora mi piace tantissimo. E ha tutti i banchi del fresco, il pesce, la carne, insomma, tutto quanto, cose per la casa, quindi resta comunque il mio preferito. Però dista anche 25 km rispetto ai 5, 6, insomma 7 a dirla tanta dell'Eurospin. E quindi, insomma, in questo periodo amo molto Eurospin. L'ultima spesa grande l'ho fatta ad Aldi, che c'era il coupon con l'offerta dei 10 euro, dei 50 euro. È stata veramente una super promozione perché quel giorno ho fatto 30 euro di spesa e non l'ho pagata praticamente con quei coupon. Quindi anche Aldi mi piace, però tra Aldi e Eurospin preferisco Eurospin. In questo periodo Lidl non mi sta piacendo molto, mentre prima devo dire che lo preferivo a Eurospin, quindi io valuto tutto in base al momento, nel senso che poi noto che magari il supermercato Lidl che ho qui è diverso da quello che dista magari a 20 km, nel senso che poi secondo me tutto sta anche alle persone che lavorano dentro, come sistemano, come accolgono, cosa espongono, insomma, ecco, quindi secondo me anche quello fa la sua parte. Quindi al momento Lidl no, non mi sta piacendo molto, ci vado proprio quando magari mi servono quelle due cose. Quindi al momento il supermercato che sto frequentando molto è Eurospin. Ogni tanto vado comunque ancora alla Coop, perché comunque mi piace, cioè la Coop è proprio un supermercato che mi rilassa, devo dire, quindi quando entro mi sento proprio bene, ecco, mi piace tanto, però in questo periodo non ha grandi offerte, quindi sto andando appunto di più. Adesso penso che dovrò starnutire, scusate, niente, un'altra finta, chiedo scusa. Ecco, quindi dicevo, Eurospin al momento è quello che risponde meglio alle mie richieste. Ecco, quindi secondo me è importante anche scegliere il supermercato che fa per noi, evitare magari tanti chilometri di distanza perché magari poi sì c'è l'offerta ma non vale la pena. Non lo so, è tutta una questione di valutazioni, ognuno sa come gestire il proprio portafoglio, quindi ovviamente si decide in base a tanti fattori. E basta, credo che più o meno le domande siano queste sul menù, sulla gestione dei pasti, sui motivi per cui mi trovo bene, sul supermercato che preferisco. E basta, al momento vado da Tigotà perché comunque trovo tutto ormai. Sirene Blu è nel paesino dove c'è la Coop, quindi non sto andando più lì anche perché nell'ultimo periodo non trovavo i fusti di polvere a dei prezzi decenti, li trovavo solo da Tigotà e quindi ho iniziato ad andare molto di più da Tigotà. In più faccio la raccolta punti, quindi una volta che si raggiungono 800 punti e non è che ci voglia molto, si ha anche un 10 euro di sconto, poi comunque trovo tante promozioni e tanta scelta, quindi in questo periodo che varia già da un po' di mesi mi sto trovando benissimo con la combinazione Eurospin-Tigotà. L'ultima spesa, come dicevo, avevo fatto Aldi, però quando vado da Aldi sono quasi costretta ad andare anche da Eurospar, che è praticamente dietro, perché non trovo magari quei pochi omogenizzati che devo prendere per i gemelli e le fruttine.
quindi io vado, devo andare per forza lì, quindi non sempre mi pratico, vado da Aldi quando magari ci sono belle offerte, tipo quella lì dei, scusate, un allarme, tipo quella lì dei 10 euro ogni 50 euro di spesa. Ecco, e basta. Credo insomma che ho risposto a tutto. Se avete altre... Ah, ancora due domande, scusate. Il pannolino ai gemelli, che non è che c'entra molto con la spesa, ma avendo parlato di Tigotà rispondo anche a questo. Allora, i gemelli inizierò a togliere, ad abituarli di nuovo. Avevo iniziato, poi ho smesso, perché comunque non erano pronti. Ho tutto, ho preso le mutandine, ho preso i boxerini, gli slippini, i vasetti, quindi ognuno ovviamente al suo. Però non erano pronti. Adesso comunque sono cresciuti un pochino, a settembre andranno all'asilo e quindi con calma verso maggio, che c'è un po' più di caldo, iniziamo lo spannolinamento vero e proprio. Ecco, io devo dire che su queste cose non ho fretta, nel senso che ogni bambino ha i suoi tempi. Anche con Alex, ecco, Alex l'aveva tolto a 2 anni e mezzo circa durante la giornata, quindi in questo periodo in cui i gemelli hanno 2 anni e mezzo adesso. Però non ho fretta, loro sono un po' più piccolini, sono gemelli, insomma, quindi ho notato che certe cose loro magari ci mettono quel mesetto in più e per me non è un problema. Sicuramente inizierò di nuovo ad usare il pannolino a mutandina e non ha senso iniziare ora che fa freddo a fare le prove di pipì, insomma, ecco, quindi con calma iniziamo a maggio e gli do tutto il tempo di cui hanno bisogno, cercando ovviamente di arrivare poi a settembre che siano pronti ad andare tranquilli all'asilo. Quindi io li voglio abituare con le loro già, con le abitudini che hanno, secondo me sono pronti per iniziare l'asilo, lo saranno poi a settembre di più, quindi per gli orari, per i giochi, perché sanno, ormai iniziano a capire i vari giochi da fare, i vari il riposino, quindi sono pronti sotto quell'aspetto, poi mangiano anche da soli, tengono bene le posate, quello che manca è il pannolino, ma arriviamo anche a quello. L'omogenizzato. L'omogenizzato vorrei toglierlo con i 3 anni. Perché glielo do? Glielo do perché? Perché la sera gli faccio sempre la crema di verdura frullata e aggiungo dentro comunque l'omogenizzato perché loro si mangiano anche a pezzi, quindi se io la sera faccio la bistecca loro hanno sempre la loro fettina piccola e la mangiano, ma non la mangiano tutta, quindi preferisco inserirli nella crema di verdure anche un omogenizzato. Mi fa sentire più tranquilla. Poi dai 3 anni penso che insomma basta, toglierò l'omogenizzato, ma lascerò la crema di verdura perché per me è importante che la mangino. E poi la sera comunque leggera e dà quel qualcosa secondo me in più perché comunque sono verdure sempre fresche, quindi sempre o zucchine, tegoline, broccoli, cavolfiori, carote, patate, queste più o meno e spinaci sono le verdure che alterno ogni sera per loro. In più le mangiano anche a pezzi, ma mangiano come gli uccellini, ecco. E basta, penso che ho risposto proprio a tutto. Ora vi leggo il menù. Allora, lunedì a pranzo pasta e piselli, per cena le bistecche con gli hamburger di spinaci che faccio io. Martedì a pranzo risotto con salsiccia e zafferano, per cena mozzarella in carrozza, carote al burro e le uova. Le uova, io dico uova e poi le faccio solitamente per tutti all'occhio di bue, per me a mo' di omelette. Mercoledì a pranzo pasta al pomodoro, per cena spezzatino con patate, giovedì a pranzo minestrina di patate e provola e per cena pasta con salsiccia e broccolo e contorno di pannocchie che i bambini adorano tutti e tre. Venerdì a pranzo risotto al pomodoro, per cena merluzzo con olive, pomodorini e tegoline. A sabato a pranzo la carbolove, ormai non la chiamo più carbonara, ma la chiamo carbolove, e per cena la pizza. Domenica a pranzo il ragù e per cena le costine al barbecue con broccoli. Ecco, questo è il mio menù. All'incirca sarà una spesa di 10-11 giorni, quindi vediamo cosa troverò giovedì che vado. E niente, spero veramente tanto che il video vi sia piaciuto.
fatemi sapere sempre le vostre esperienze, cosa cucinate, come vi gestite durante la giornata per i pasti, se preferite avvantaggiarvi, se preferite fare al momento. Ecco, quindi io sono sempre molto curiosa su questi argomenti qui. E nulla, io vi saluto, vi mando un grande bacio e ci vediamo in un prossimo video. Ciao! Buon pomeriggio, allora oggi è il giorno dopo ed è il 31, non credevo di fare questa aggiunta al video, però ormai molti di voi conoscono le mie abitudini e su Instagram in due mi avete chiesto di fare una lista dettagliata perché appunto sapevate che sarei andata a fare la spesa, insomma, ai primi del mese, ecco. E quindi, dato che proprio come dicevo ieri, era un po' che non facevo questa tipologia di video, mi è stato proprio chiesto di fare una lista dettagliata come ho fatto in altri video. Infatti io l'ho preparata e ora ve la leggo. Allora, innanzitutto vorrei ringraziarvi perché quando comunque mi chiedete certe tipologie di video, significa proprio che ci siete affezionate. E che vi mancano se poi dopo un po' magari non pubblico quel tipo di video, appunto. Allora, invece altre, sia su YouTube che Instagram, questa qui che vede, è sempre vicino a me, mi avete fatto notare le offerte di Eurospin. Anche io ho l'app che uso tanto, soprattutto perché una volta al mese danno gli omaggi in base a quanto raggiungete con la spesa. Solitamente io con la prima spesa ritiro poi gli omaggi. E quindi ho visto delle grandi e belle offerte, me le sono anche segnate. Allora, domani andrò a fare la spesa appunto da Eurospin, alla fine ho deciso, ma già ieri vi avevo detto che molto probabilmente sarei andata lì, con oggi ve lo confermo. E da Tigotà, allora io vi faccio proprio vedere, mi sono scritta lista dettagliata spese Eurospin del 31, ma perché oggi? Per farla poi il primo domani. Ho fatto il primo riquadro per il Tigotà, dove andrò a spendere circa 50 euro, e la spesa di Eurospin mi è stato chiesto di provare a vedere se con 200 euro si può fare una spesa corposa e andare avanti anche un po' più di una settimana. Allora io all'incirca dovrei spendere tra i 200 e i 210 euro. Ovviamente non so mai bene i prezzi della carne, quindi mi metto ipotetici. Quindi quando io vado a fare queste liste per sapere bene quanto vado a spendere, metto i prezzi ipotetici. E cerco sempre di farli un po' più alti rispetto poi al prezzo che magari vado a trovare, perché se metto un prezzo un po' più alto e poi è meno, sono contento ovviamente perché poi vado a spendere meno. Ma se metto meno e poi telefono di Maria. Ma se vado a mettere meno e poi spendo di più, mi scoccia ovviamente. E mi segno poi tutte le offerte, divido per categoria, quindi Tigotà alla sua categoria, poi ho la categoria, sono andata un po' in ordine in base ai reparti del mio Eurospin, quindi io quando entro da Eurospin subito dopo l'entrata a sinistra ho il reparto delle bottiglie d'acqua, poi ho il reparto di frutta e verdura fresca e poi si gira e si va nel corridoio di patatine, salumi insaccati, latticini, in fondo c'è il reparto del pane e della carne. E poi andando in su ci sono altri 5 reparti suddivisi in verdura surgelata, alimenti per bambini, detersivi, uova, secco, pasta, olio. Più o meno diviso così. Quindi ho le categorie, me le sono fatte in base a come entro. Quindi ho diviso in frutta, verdura fresca, salumi, latticini, carne, barra pesce, verdura surgelata, secco, omogenizzati, colazioni e merende. Ok, allora vi leggo indicativamente da Tigotà di cosa ho bisogno, dove appunto andrò a spendere all'incirca 50 euro.
Mi avete fatto notare che c'è l'offerta da Eurospin dei pannolini, 48 pezzi, 9,99 euro. Ho fatto un conto, però mi convengono quelli di Tigotà, perché io compro il pacco quello grande da 88 pannolini e li pago in offerta 14,39, altrimenti sui 15,99 euro. E quindi se sono 88, circa 44 vado a spendere sui 7 euro, mentre da Eurospin 48,99 euro, e quindi ho fatto questo conto e mi conviene comprare pannolini da Tigotà. Comunque ho bisogno di detersivo in polvere, ammorbidente, candeggina, genio per la cucina, il detersivo per il bagno, la crema viso, salviette, Scottex, cartigenica, pannolini, detersivo per i pavimenti, vicinette, la carta forno, cotton fioc, bagno schiuma e tinta per i capelli, perché come vedete, ahimè, la devo fare, però devo dire che è un po' che non la sto facendo. Da quando ho tagliato i capelli faccio molto meno la tinta, non so perché. Adesso passano anche 2 mesi se che non la faccio, prima ero abituata a farla almeno una volta al mese, ormai da un po' di anni, adesso che io ho iniziato ad avere i capelli bianchi, che avevo 23-24 anni, ma è così dalla parte di mia mamma. Comunque, torniamo alla spesa. Allora, frutta mi sono segnata, arance, e c'è l'offerta 2,97 euro 3 kg, quindi io mi sono messa come sempre almeno due buste, mele, mandarini, banane e kiwi, per all'incirca 16 euro, verdura fresca, zucchine, carote, patate, la costa o bieta, quello, o cicoria, quello che trovo, insomma, insalata e rucola, all'incirca 13 euro, salumi, latticini, ho messo crudo, cotto per i toast, salame piccante, pancetta a cubetti, formaggio grattugiato, c'è l'offerta, mi sono segnata, 2,49 euro, la busta da 250 grammi. Poi ho messo mozzarella, feta, yogurt bianchi almeno 10 pezzi, latte fresco almeno 3 pezzi, burro stracchino, formaggio Fontal, che è, non l'ho evidenziato, che è in offerta a 2,45 euro per 400 grammi. La provola a fette che uso per cucinare, almeno 2 pacchetti, per un totale all'incirca di 38 euro. Reparto carne, c'è in offerta il macinato a 5,99 al chilo, quindi dovrò prendere il macinato, le bistecche, almeno due confezioni perché è una spesa di circa 10 giorni, la salsiccia che devo fare una volta con la pasta e una volta con il riso, quindi almeno due pacchettini, di solito quella che prendo io di pollo è a 2,99 e sono dentro mi pare 5 o 6 di quelle lunghe. La carne per fare lo spezzatino, le costine, il merluzzo, mi sono messa anche delle fettine di pollo, all'incirca tra carne e merluzzo sui 50 euro. Verdura surgelata, allora c'è l'offerta sulle mie amate tegoline o fagiolini verdi, ho messo almeno 3 pacchetti perché un pacchetto da 600 grammi è in offerta 1,19 euro. Due confezioni di spinaci, due di broccolo verde, uno di cavolfiore soffritto, per un totale di circa 12 euro. E mi sono assegnata, non sapevo dove metterli, i sacchetti dell'immondizia, quelli neri, 30 pezzi, 89 centesimi. Siamo al secco. Allora c'è l'offerta sulla polpa di pomodoro, 6 lattine a 3,45 euro, c'è l'offerta sul latte, 6 cartoni a 4,45 euro, c'è un'offerta sul pan bauletto a 1,39 euro e la pasta formato da 1,5 kg a 1,39 euro. Scusate, interruzione del telefono di Maria, gliel'ho portato. Allora, ho detto questa, poi c'è l'offerta delle lattine di fagioli Borlotti. Io ve la dico, io non prendo quella, prendo i cannellini, però anche quella lì ha le 6 lattine in offerta. Quindi queste sono le offerte che ho segnato nel secco, quindi andrò a prendere la polpa, appunto, che è in offerta 3,45, il latte in offerta, il pan bolletto in offerta, la pasta in offerta, e poi mi servono almeno 3 bottiglie di salsa di pomodoro, la pastina, almeno 3 confezioni di fagioli cannellini, l'olio di oliva, l'olio di semi, la maionese, il riso. Ora ho dimenticato che Alex mi ha chiesto i sai che bon, e quindi vengono circa 2 euro uno, quindi invece che 32, 34.
Omogenizzati mi basta una confezione di carne, una di pesce, vengono 1,69 euro a pacchetto e 16 fruttine che mi verranno circa 8 euro perché sono a 49 centesimi a pacchettino per un totale di 12 euro. Colazioni merende, allora in offerta non l'ho sottolineata, ci sono le simil gocciole. Formato da 1 kg, 2,69 euro. I cornflakes, quelli gialli che io uso in cucina anche per fare le varie panature, a 2,19 euro. Poi mi sono segnata di prendere i cornflakes a cioccolato, le simil Kinder Delis, biscotti secchi e gemelli per la mattina, fette biscottate, le patatine, quelle nelle confezioni piccole per le merende fuori casa e le patatine che mangio io la sera. Poi, sempre diciamo nel secco, le capsule di caffè, almeno 2 pacchetti, anche se lì non mi convengono tantissimo perché 16 vengono 3,39 euro. Comunque, vabbè, sono lì e le prendo lì. I succhi di frutta, quelli che prendo io all'ace e in altri gusti, sono in offerta 1,39 euro. Poi mi sono segnata pane per i toast, almeno 2 pacchetti, 2 pacchetti di farina e cracker vari perché non so cosa li prenderò per varie merende. E basta, quindi all'incirca sono 200-210, poi vedremo domani. Quindi questa qui vi faccio vedere, è la lista. Detto questo, insomma, spero di aver risposto bene alla richiesta che mi avete fatto. Se volete nuovamente un video strutturato così per il menu spesa, menu lista spesa, fatemelo sapere. Io vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo nel prossimo video.